È un calabrese, la vittima dell'agguato avvenuto a Vittoria. Si chiamava Michele Brandimarte, 53 anni, originario di Oppido Mamertino. Da tempo però viveva a Gioia Tauro, dove aveva contatti con esponenti della criminalità organizzata locale. Secondo una prima ricostruzione, a sparare 7 colpi di pistola calibro 7,65 sarebbero stati 2 sicari che poi sono fuggiti. I carabinieri stanno ricostruendo i suoi ultimi spostamenti, le sue frequentazioni. Non si esclude che l'omicidio sia da inquadrare nell'ambito di contenziosi economici tra gruppi calabresi e siciliani. Sull'omicidio ha aperto un'inchiesta la procura di Ragusa. L'omicidio che ha sconvolto la città di Vittoria sembra avere le caratteristiche di una esecuzione mafiosa. I 2 sicari hanno fatto fuoco sul 53enne noto alle forze dell'ordine, freddandolo in mezzo a centinaia di persone che stavano passeggiando come ogni domenica pomeriggio nella centralissima via Roma. L'omicidio è avvenuto alle 18:30. Adesso le indagini sono affidate a carabinieri e polizia e la procura di Ragusa ha aperto il fascicolo d'indagine. Secondo indiscrezioni sul caso c'è anche la direzione distrettuale antimafia di Catania.